Marco Sant'Agata, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare l'ultima sua opera di scrittura dedicata a Boccaccio. Leggo nei risvolti di copertina del suo nuovo saggio che lei è uno dei maggiori italianisti e studiosi italiani di Dante e Petrarca. Tra l'altro è contento del Dante Dì che sarà il 25 di marzo, se non sbaglio. Sì, sono contento, anche io ero per questa data, 25 marzo, c'era stato un po' di discussione nei mesi scorsi, chi premeva per andare a settembre, chi proponeva aprile, ma secondo me il 25 marzo è la data più corretta, perché corrisponde, per quanto possiamo saperne noi, però corrisponde alla data che Dante ha in mente come inizio del suo viaggio nell'aldilà. E quindi sarà un viaggio attraverso la cultura, attraverso la vita, le parole di Dante, in prospettiva del prossimo anno. Già quest'anno, no? Andremo a festeggiare, oppure comincerà il prossimo anno, il Dante Dì. Diciamo che è già da un po' di tempo che è cominciato, no, il Dante Dì comincia quest'anno, ecco. Sarà la prima edizione il 25 marzo, ma i festeggiamenti per il centenario invece sono già di fatto cominciati. A voglia, altro che. Però mi riferivo alla sottolineatura, ormai ogni giorno è dedicato a qualcosa ed era giusto che ci fosse anche Dante. Adesso invece lasciamo Dante e incontriamo Boccaccio. Ecco, anzitutto mi permetta Marco Sant'Agata subito una piccola digressione per quanto riguarda il mio sapere personale dal punto di vista scolastico di Boccaccio. Mi ha subito colpito una parola, ed è una parola che mi sono portato nella lettura di questo saggio, ed è una parola importante perché attraverso questa parola scopriamo la parola robusta di quest'uomo, e la parola è fragilità. La fragilità di un genio. Lei ha saputo trovare e far uscire proprio questa fragilità nella parola, nella vita di Boccaccio. Come mai ha voluto attraversare la storia umana, più ancora che letteraria, di Boccaccio da questo punto di vista? Ma sa, noi, per quanto riguarda questi grandi scrittori, i padri fondatori, nel corso dei secoli si è formata una vulgata che vale per Boccaccio, ma vale anche per Dante, vale anche per Petrarca, che è un po' piena anche di luoghi comuni, no? Per quanto riguarda Boccaccio, forse perché il Decameron è quello che è, quindi si è creata l'idea di questa persona distaccata, sorridente, un po' paciosa, insomma il contrario del Dante che invece è sempre austero, tetragora ai colpi di fortuna, quindi un Boccaccio quasi un po' sereno, no? Mentre invece questo è un luogo comune, una cristallizzazione di un'immagine che non ha riscontro, per quanto noi ne sappiamo, nella vita reale di quest'uomo. Io ho cercato di riportarlo, di dare un quadro il più possibile aderente a quello che noi sappiamo effettivamente di Boccaccio, della sua psicologia, dei suoi rapporti, e vediamo che è un uomo costantemente in crisi, con un carattere difficile, complicato, permaloso, cioè è incline anche alla depressione, cioè un po' molto diverso appunto dall'immagine corrente che ne abbiamo. Questa cosa io ho cercato di metterlo in rilievo in questa biografia che tiene insieme, e non poteva non essere diversamente, sia ciò che sappiamo della vita e sia quello che leggiamo nei suoi scritti. Quello che sappiamo della sua vita leggiamo nei suoi scritti. In che modo Marco Sant'Agata, la vita personale, non solo vi ammetta, la vita personale di Boccaccio attraversa il suo scritto, le sue parole, le sue opere? Beh, io lo seguo fin dalla prima giovinezza, quando lascia Firenze
insieme al padre per trasferirsi a Napoli alla fine. Cosa vediamo? Cosa sono tappe della sua vita molto diverse, che sono caratterizzate per esempio da delusioni molto forti. Molto importante è la crisi che lui subisce quando deve lasciare Napoli per ritornare nella città paterna, Firenze, che lui praticamente quasi non conosce, perché ha passato tutta la sua giovinezza, tutto il periodo di formazione, il periodo delle sue prime opere a Napoli. Napoli per lui è la città in qualche modo anche dei suoi sogni. Lui pensava di costruirsi una carriera a Napoli, di vivere a Napoli, e non sappiamo perché è costretto invece ad andare a Firenze, a ritornare a Firenze. Io poi faccio anche delle ipotesi su perché, se vuole poi ne parliamo anche. E lì si ritrova in una città che non è la sua, una città sconosciuta, si ritrova a non avere nessun mestiere in mano, nessuna attività, a dipendere interamente dal padre. Quindi già questa non è una cosa da poco, è una crisi che lo segna profondamente. Lui pensava di fare, non era proprio contentissimo, ma pensava di fare una carriera un po' di tipo ecclesiastico, nel senso che studiava diritto canonico a Napoli, stava per laurearsi in diritto canonico, quindi aveva preso molto probabilmente i voti minori, insomma era un chierico, quindi pensava di ottenere qualche beneficio, di fare una carriera di questo tipo. Crolla tutto improvvisamente dovendo tornare a Firenze, deve reinventarsi, infatti è un processo faticoso. E poi nel corso degli anni questo suo rapporto con Firenze è fatto di alti e bassi, un po' la città lo usa, si ricorda di lui, gli attribuisce degli incarichi, ma ci sono anche dei lunghi periodi in cui è dimenticato, o perlomeno in cui lui crede di essere messo da parte, e quindi lui tenta di costruirsi delle città alternative, di una vita alternativa in altri luoghi. In un primo tempo per esempio pensa molto a Ravenna. A Ravenna lui ha dei legami affettivi anche forti, ha quasi una famiglia a Ravenna. Noi in genere si ignora che Boccaccio ha avuto 5 figli, benché chierico, 5 figli illegittimi, 5 figli tutti quanti probabilmente nati a Ravenna. Ma anche con Ravenna poi c'è una crisi molto forte, a un certo punto lui si ribella contro questa città, non sappiamo per quale motivo, che lui definisce una cloaca, e tenta continuamente anche di ritornare a Napoli, la città dei suoi sogni, gli era rimasta dentro Napoli, e ogni volta che tenta di ritornare a Napoli è una delusione, anche una delusione forte, una vera e propria frustrazione. Insomma, è costellata di tentativi, di fallimenti di questo tipo la sua vita. Tentativi tra l'altro non sempre andati bene, ma una delle cose tra i tentativi che possiamo ricordare, Marco Sant'Agata, è proprio il fatto dell'amicizia. Ecco, è una cosa importante sottolineare per esempio l'amicizia tra Petrarca e Boccaccio, che apparentemente sembrano così lontani, invece c'è veramente una bella amicizia, oltre che letteraria anche umana. Sicuramente. C'è intanto Petrarca entra tardi nella vita di Boccaccio, si incontrano di persona soltanto nel 1350, Boccaccio è la persona più che matura nel 1350, ma da quel momento Petrarca è il suo punto di riferimento, il suo punto di riferimento culturale e anche il suo modello di vita. Gli piacerebbe essere un Petrarca, cioè lui un po' anche lo idealizza, se vuole, il suo Petrarca. Però fra i due c'è un legame stretto, un legame anche affettivo molto forte.
c'è quasi una dipendenza psicologica, lo si coglie bene, di Boccaccio nei confronti di Petrarca. E l'atteggiamento di Petrarca nei confronti di Boccaccio non è sempre limpidissimo. Da qui anche, e questo è un altro di quei fenomeni che creano frustrazione in Boccaccio, nel senso che sicuramente c'è un sentimento di amicizia sincero quello che Petrarca nutre nei confronti di Boccaccio, però non è mai alla pari, in un qualche modo fa sempre pesare la sua superiorità nei confronti dell'amico. È interessante per esempio vedere quello che succede con Decameron, con quella che Boccaccio sicuramente considerava la sua opera più importante o una delle sue opere più importanti. Decameron, lui a un certo punto più avanti nella sua vita lo manda in lettura a Petrarca. Ora Petrarca non aveva una grande considerazione di tutto ciò che era scritto in volgare, cioè la lingua di Petrarca era latino, e per lui la vera letteratura era solo la letteratura latina. La sua diffidenza nei confronti del volgare, per esempio, è palese anche nei confronti della commedia di Dante. Petrarca riceve il Decameron e scrive all'amico. Scrive una lettera in cui dice: sì, ho leggiucchiato qua e là questo tuo libro, è carino, cioè, con un atteggiamento veramente distaccato, cioè, no, insomma, capisco che è stato scritto in giovinezza e nella tua giovinezza, nella giovinezza certe cose si possono anche perdonare, un atteggiamento di sufficienza molto e contemporaneamente che cosa fa? Traduce in latino l'ultima novella del Decameron, quella che racconta le disgraziate vicende di Griselda, che era tormentata dal marito e che lei ha sopportato tutte le pene sempre restando fedele a quest'uomo. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, Marco Sant'Agata, Griselda è una straordinaria figura raccontata da Boccaccio, una figura, se possiamo definire una figura storica, proprio del Marchesato di Saluzzo. Esattamente. Proprio il Marchese di Saluzzo non fa una gran bella figura, ma Griselda invece sì. E Petrarca la traduce in latino, cioè questo è un vero schiaffo, no? Come dire, ti faccio vedere come avrebbe dovuto essere la tua Griselda, tu la scrivi in volgare, invece guarda come risulta se la scrivi nella lingua, nella vera lingua della letteratura. E ironia della sorte, per molto tempo la fortuna di questa novella la si deve alla traduzione latina di Petrarca, non all'originale di Boccaccio. Insomma, come vede è un rapporto un po' complicato quello fra i due, però è un rapporto fondamentale per Boccaccio. Io sono convinto che lo stesso Decameron non ci sarebbe se Boccaccio non avesse tenuto presente e in qualche modo non avesse voluto emulare il suo amico che aveva fatto in quegli stessi anni, aveva messo insieme una raccolta di poesie liriche, cioè il Canzoniere. Cioè Boccaccio vede il Canzoniere, una raccolta di testi nati di poesie nate indipendentemente l'una dall'altra e che l'autore invece raccoglie in un libro unitario e pensa di fare la stessa operazione nel settore della prosa, raccogliendo in un libro unitario le sue poesie, le sue novelle in volgare. Insomma, il rapporto è abbastanza stretto proprio nel modo di procedere. Tenendo presente oltretutto che dietro a entrambi i libri c'è il trauma della peste del 1348, anche questo è un tratto che li avvicina se non li unifica. Insomma, il discorso potrebbe essere molto lungo, ma diciamo che non si può leggere di fatto
Boccaccio senza tenere sempre presente Petrarca, ma anche senza tenere presente Dante, che è il vero mito di Boccaccio. E non possiamo non parlare di Fiammetta. Eh sì, come la donna fatale, come Laura lo è per Petrarca, come Beatrice lo è per Dante, così Boccaccio ha cercato anche lui di costruire un personaggio femminile unitario intorno al quale fare ruotare gran parte della sua letteratura. E questo personaggio è per l'appunto Fiammetta, un personaggio che nasce a Napoli, durante il lungo periodo che Boccaccio vive a Napoli, e che però si definisce come personaggio negli scritti fiorentini, quando ritorna a Firenze nei primi anni 40. Personaggio, sottolineo personaggio, come dire, nel senso che non dobbiamo leggerlo in chiave se solo autobiografica, è un'invenzione, ma è un'invenzione che ha sicuramente alle spalle un vissuto, un dato di vita che noi non siamo in grado di conoscere, ma che possiamo però facilmente intuire. È un personaggio che, in questo caso una persona, un personaggio che ha avuto anche una fortissima incidenza proprio sulle vicende di Boccaccio stesso. Se lui deve lasciare Napoli, la mia ipotesi è che sia costretto ad andare a Napoli forse proprio a causa di Fiammetta. E se vuole due parole gli spiego, certo, anche perché. Nel senso che la prima opera, la prima grossa opera che Boccaccio scrive è un grossissimo romanzo in prosa, il Filocolo, oggi di difficile lettura, veramente un po' indigesto, diciamo la verità, non è certo il Decameron, ma questo è lì che nasce però il personaggio di Fiammetta. Perché? Perché all'inizio di questo romanzo Boccaccio scrive che lo dedica a una donna che lui ama, di nome Maria, non dice altro, e aggiunge che questa Maria era niente meno che la figlia illegittima, segreta, del re di Roberto d'Angiò, il re regnante in quel momento, e che Roberto d'Angiò aveva affidato questa figlia a una nobile famiglia napoletana presso la quale l'aveva adottata, e che quindi questa Maria aveva assunto il cognome di questa famiglia. Cioè lui dice di stare scrivendo per una damigella che viveva sotto altro nome alla corte, ma che portava appunto il nome di una famiglia napoletana, ma che in realtà era la figlia del re. In genere si prende così questa informazione, no? Gli storici della letteratura non danno molto peso a queste invenzioni. Mettiamo che sia un'invenzione, ma pensiamoci un momento, quando mai noi troviamo un'opera letteraria in cui si dice così, apertis verbis, che il re in carica aveva una figlia illegittima, che questa figlia illegittima viveva addirittura a corte sotto altro nome? Credo che si sia arrabbiato non poco Roberto d'Angiò. Una grande responsabilità si è preso sicuramente Boccaccio. È vero, diciamo che era un giovane che agisce senza
ponderare troppo. A proposito di fragilità, in questo caso risalta molto, molto bene, e anche di una certa, di un certo coraggio. Ma Marco Sant'Agata, prima di chiudere su questa conversazione, in che modo Boccaccio è riuscito, spero di esprimermi bene, a traghettare, se così possiamo dire, la cultura dal Medioevo al Rinascimento? Lui ha fatto un'operazione assolutamente fondamentale. Fino a Boccaccio la nuova letteratura, che non aveva tanti anni di vita alle spalle, insomma era da un secolo grosso modo che noi abbiamo una fioritura di letteratura in volgare, in questa nuova lingua, fino a Boccaccio di fatto si esprimeva in versi. Cioè, la commedia è un grande libro narrativo, ma in versi, la commedia di Dante. Petrarca scrive solo versi, non scrive. Con Boccaccio, per la prima volta, entra effettivamente in ballo la prosa. Cioè, lui porta il volgare in questo settore nuovo e sarà il modello della prosa per secoli. Se Petrarca e Dante hanno fondato la lingua della poesia, Boccaccio ha fondato la lingua della prosa. E il merito di questo è sicuramente suo ed è molto importante l'operazione che lui fa. Questo uno. Due, lui cerca di coniugare la nuova letteratura in volgare con la letteratura latina, cioè non in contrapposizione, ma mettendo insieme le due culture, facendole interagire. Petrarca no, li tiene nettamente separate, lui invece cerca di farle, oggi diremmo di mettere insieme le due culture, no? E di un'operazione di straordinaria modernità che ha inciso per secoli sulla nostra tradizione. Prima di salutarci, Marco Sant'Agata, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni in realtà mi fa compagnia un libro che di pochissima compagnia, che è Il codice diplomatico dantesco, cioè il libro che raccoglie tutti i documenti che noi abbiamo intorno a Dante, perché mi sto occupando di Dante, che sto lavorando su un tema che è le donne di Dante, e quindi questo è il libro che mi fa più compagnia, ma mi rendo conto che non è un libro di amena lettura, sicuramente. In realtà leggo anche altro, e uno di questi altri libri è quello di Giulio Ferroni, tanto per restare in tema dantesco, questo grosso libro che Ferroni ha pubblicato di recente, che è un viaggio in Italia sui luoghi danteschi. L'Italia di Dante. Esattamente. Viaggio nel paese della commedia, la nave di Teseo. Esattamente. E intanto noi ringraziamo davvero Marco Sant'Agata per averci raccontato il suo nuovo saggio Boccaccio, fragilità di un genio. Un doppio ringraziamento, perché sappiamo essere influenzato, nonostante questo ha partecipato a questa conversazione. Solo io che ringrazio. Buona giornata. Grazie.